Migliorare l'ambiente e la sicurezza della città mentre si porta avanti un obiettivo ben più grande, quello del proprio reinserimento all'interno della società. È il nuovo ambizioso e innovativo progetto ideato dalla VAB di Prato in collaborazione con ULEPE, l'ufficio locale di esecuzione penale esterna e ALIA sotto il patrocinio del comune di Prato. L'idea è semplice quanto efficace: chi è chiamato a svolgere lavori di pubblica utilità lo potrà fare prendendosi cura delle piste ciclabili del territorio, pulendo la pede collinare e raccogliendo rifiuti nelle zone più critiche. Il progetto, che mira a migliorare la fruibilità nelle zone che costeggiano il Bisenzio, permetterà alle persone che per motivi diversi si trovano a dover trascorrere un periodo di messa alla prova di restituire alla società e alla comunità parte del proprio tempo per contribuire in maniera positiva. Nello specifico, i volontari selezionati dall'ULEPE si occuperanno di raccogliere rifiuti e di segnalare ad ALIA eventuali materiali ingombranti. Si rivolge a una ventina circa delle persone seguite dal nostro ufficio, che attualmente sono 580, tutte destinatarie di provvedimenti della magistratura, sia ordinaria sia di sorveglianza. Sono persone imputate o indagate e persone condannate che appunto hanno degli obblighi che si chiamano prescrizioni che costringono al non fare e al fare. In questo ambito siamo sull'ambito del fare. I volontari che utilizziamo vengono tutti formati, viene fatto un corso di formazione sia da noi che da ALIA per quanto riguarda appunto come trattare questo materiale e poi come poterlo conferire. Ci tengo a precisare che questo è un servizio molto utile per la città, un servizio che tra l'altro ha l'ambizione di essere continuativo e che quindi potrà garantire per quella parte del territorio molto delicata e molto frequentata, che è la parte legata al Bisenzio, un'attenzione particolare, occhi e orecchie che possono riportare anche servizi, quello che non va, garantendo un intervento più celere.